Scuola di Scienze Aziendali e Psicologia Industriale di Firenze, che stanno per concludere il loro percorso di studi e sono pronti quindi per iniziare gli stage a novembre. Quindi diamo il benvenuto a Rogero Cioni, Sara Pistolesi e Silvia Macaroni. Buongiorno. 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 Ciao, buongiorno. Allora, andiamo subito con le domande perché siamo curiosi di raccontarci, insomma, quella che è la vostra esperienza alla Sati. È stato un percorso intenso, stimolante, insomma, immagino. Quindi partiamo da te, Ruggero. Buongiorno, buongiorno. Sì, è un piacere essere in diretta con voi. Io sono un ragazzo di 24 anni, vengo da Viareggio. Ho avuto fortuna di conoscere la Sati grazie ad un amico del quale padre lavorava qui. E quindi io ero già entrato, a dire il vero, nel mondo del lavoro in un'azienda, però mi sono reso conto che qualche altra competenza in più, in particolare in ambito amministrativo, mi avrebbe fatto comodo, e quindi ho deciso di seguire la Sati con una specializzazione in amministrazione e controllo di gestione. E poi ho imparato anche tante altre cose, ecco, per fortuna. Sara, invece, la tua presentazione, qual è stata la tua esperienza? Ciao, buongiorno. Allora, la mia esperienza è stata che ho voluto intraprendere questo percorso perché volevo prendere in mano la mia vita. Ecco, io ho 22 anni, ho fatto un anno all'università, ma ho visto che non era quello il mio percorso, per cui grazie a mio fratello che ha partecipato a un'edizione vecchia ho voluto anch'io intraprendere questa strada e sono molto contenta. Mentre per Silvia? Buongiorno a tutti, allora anch'io come Sara ho fatto l'università, ma insomma poi mi sono accorta che non era la mia strada perché insomma non mi ci trovavo, comunque volevo continuare gli studi e cercavo qualcosa di più pratico, e per conoscenze appunto ho deciso di iniziare la Sati, e è stato un percorso appunto molto stimolante e impegnativo, però mi ha aiutato a ritrovare la mia strada e anche diciamo sotto il punto sia professionale che personale mi ha aiutato molto. Ecco, cosa pensate di portare con voi da questa esperienza alla Sati? Quali sono gli insegnamenti o le competenze più importanti che avete acquisito, Ruggero? Ma, senza dubbio è molto interessante tutte le ore di diritto, le varie ore di diritto che facciamo, quindi diritto del lavoro, diritto tributario e diritto civile in generale. E poi anche le competenze informatiche, oltre a tutto quello che in cui poi mi sono specializzato, che quindi è l'amministrazione, quindi il fare i bilanci, tenere la contabilità e queste cose. Sara. Sì, allora, io dico che sono rimasta molto colpita da questo fatto che ci insegnano proprio competenze basilari e pratiche che servono essenzialmente appunto alle aziende. Ho visto avere dei professori molto competenti e grazie a loro abbiamo potuto imparare materie di, per esempio, project management oppure la gestione del magazzino, della produzione, dato che io faccio l'indirizzo di tecnologie industriali, ecco. Silvia, invece per te? Allora, per me sicuramente un insegnamento molto utile è stato il rispetto delle regole da poter applicare poi al mondo del lavoro, e come competenza invece il saper lavorare in team e collaborare tra di noi. Ecco, a novembre inizieranno i vostri stage di 6 mesi. Quali sono le aziende per le quali collaborerete? Come vi sentite, insomma, l'idea di entrare proprio nel mondo del lavoro, Ruggero? Beh, io vado in un'azienda di Firenze. Non so se posso sì, fare sì, il nome. Vai, dai, fai, puoi fare il nome tranquillamente. Si chiama Marsh Holding Group, e fornisce ai propri clienti dei servizi di sviluppo commerciale molto interessanti, e quindi sono molto curioso di iniziare questo percorso. Alla fine sono convinto che sarà un'esperienza, ecco, anche questa sarà un'ottima esperienza. Sara. Allora, io sono molto contenta di poter avere questa opportunità di fare lo stage nell'azienda, si chiama Commit SRL, e sono molto entusiasta perché grazie a questa scuola ho imparato a dedicarmi tanto a ciò che mi piace, soprattutto all'impegno nelle cose e soprattutto anche superare le difficoltà e affrontarle, non scappare. Quindi sì, sono molto curiosa di questo percorso che andrò a fare. Silvia. Allora, l'azienda in cui andrò si chiama Knorr Brems, si trova a Campi Bisenzio, e anche io sono molto emozionata e soprattutto curiosa di applicare insomma quello che ho imparato qui a scuola nel mondo del lavoro. E comunque anche io sono molto contenta e non vedo l'ora insomma di iniziare.
E allora, in una parola sola per voi, cos'è stata la Sati, Ruggero? Beh, forse mi ripeterò, comunque, come ho detto prima, è un'altra bella esperienza che ho fatto nella mia vita. Io do molto valore a tutto ciò che sto facendo negli ultimi anni e questo sono convinto che sia un altro mattone, ecco, importante. Sara? Io mi sento di dire opportunità, perché se uno veramente intraprende questo percorso seriamente, riconoscendo che tutti i professori che abbiamo possiamo confrontarci con loro per qualsiasi cosa, appunto soprattutto l'ambito del lavoro, è proprio un'opportunità che possiamo cogliere per intraprendere e prendere in mano la nostra vita e il futuro. Silvia? Per me è stata una rinascita, in quanto mi ha fatto trovare la mia strada e quello che cercavo. Grazie, grazie davvero mille ragazzi per averci raccontato la vostra esperienza alla Sati. In bocca al lupo quindi per i vostri stage, farete, sono convinta, un ottimo lavoro e noi siamo con voi, ragazzi. Grazie a lei mille. Grazie.